Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere una ricetta particolare per fare gli spaghetti come li fanno nelle Filippine. Almeno diciamo, questa è una mia versione che si avvicina molto alla loro. D'altronde l'ho fatta anche con cose che avevo al momento in casa, quindi non è proprio perfettamente così che si fa, però si avvicina molto. Cosa vi serve? Niente, intanto tritate due spicchi d'aglio, mezza cipolla, poi vi serve i Wurster, ma a dire il vero loro usano degli hot dog che sono particolari. Queste cose qua poi comunque le potete trovare nei negozi filippini a Milano, indiani o comunque che hanno cose importate. Quindi io non avendo gli hot dog utilizzerò dei Wurster normalissimi. Ci aggiungo il peperone perché mi hanno consigliato di aggiungerci del peperone. Al momento io purtroppo ho solo questo tipo di peperone qua, che è tipo il friggitello, molto dolce come peperone, che comunque va tutto tritato. Io adesso ve lo faccio vedere così com'è pulito. Dopodiché dovrete comprare il ketchup, che è un ketchup fatto con la banana, molto buono, un ketchup proprio filippino, asiatico comunque, è buonissimo e dà al sugo una dolcezza particolare. Infatti questi spaghetti sono dolci, non sono come i nostri spaghetti a ragù, è una cosa particolare che è dolce. Dopodiché dovrete comprare questa salsa qua, della Del Monte, tra l'altro, che io ho preso questo tipo qua, ma c'è anche proprio quella filippina, speciale filippina. A me mi hanno consigliato di usare questa perché a detta loro è più buona. Poi niente, la carne trita, chiaramente, e se ce l'avete una terrina, perché con la terrina, con la pentola in terracotta, secondo me il ragù viene sempre meglio, prende un sapore un po' più deciso. E niente, adesso inizio, poi vi faccio vedere intanto che cucino come fare. Anzi, poi lo tagliamo, dai, facciamo già tutto così com'è. Va bene. Allora, e quindi aggiungete la cipolla, l'aglio, fate soffriggere, fate un bel soffrittino. Una volta che il soffritto è pronto, aggiungerete il booster che avete tritato bene e anche il peperone. E per ultimo metterete la carne. Dunque, appena aggiunto tutta la salsa, perché ci stava, e anche quasi tutto il ketchup, l'ho lasciato pochino pochino perché così lo uso anche per fare altre cose. L'ho assaggiata, è molto dolce, il sapore è proprio quello degli spaghetti filippini, direi che ci siamo. Adesso la lascio andare, dopodiché abbasso il fuoco, lo lascio andare per un bel po' a fuoco un po' più basso. E dopo l'assaggio vediamo com'è. Nel caso la correggo leggermente di sale, comunque direi che ci siamo. Io l'ho assaggiata, è proprio come la fanno loro. Il segreto è sia il ketchup alla banana, sia quella salsa lì del monte, che hanno insieme, danno quel gusto particolare, dolciastro. Molto buono, c'è a chi piace, a chi non piace, a me sinceramente piacciono molto gli spaghetti fatti così. Va bene, bella lì, provate a farla anche voi e vedrete.